Quindi quali sono proprio gli atteggiamenti verbali, ma anche non verbali, di un narcisista? Perché i narcisisti mettono in atto, diciamo, delle strategie sia verbali sia non verbali. E allora, vediamo un attimino, e quindi devi sfuggire immediatamente perché sennò cadi nella trappola. Cadi nella tela del ragno, cadi nella situazione estremamente negativa. Allora, riconoscere che i segnali che un narcisista sta per intrappolarti in una relazione può essere difficile, però ci sono alcuni comportamenti tipici che potrebbero indicare che sta cercando di manipolarti, di controllarti e quindi di intrappolarti nella sua relazione, nella relazione con lui. Sicuramente c'è l'eccessiva ammirazione iniziale, no? Narcisisti, ovviamente, l'ho detto tante volte, cercano di conquistare le persone attraverso complimenti e ammirazione, no? Questa captatio benevolentiae. Questo atteggiamento che può sembrare affascinante all'inizio è spesso un modo poi per farti cadere. Ma un altro segnale che scopri che il narcisista sta per intrappolarti in una relazione e che quindi che ha a che fare con un narcisista, salutiamo la rana, è quando metti in atto, magari non direttamente con te, ma dei comportamenti arroganti verso qualcun altro, no? Questo è un ottimo indicatore. Ad esempio, i narcisisti o le persone di questo genere, insomma, che siano uomini, che siano donne, parlano male degli altri, tendono sempre a dire: ah, guarda quello cosa ha fatto, guarda quello come si comporta, guarda questa, guarda quest'altra. Le finestre sono tutte chiuse, non ne manca una. Ora sono tutte chiuse le finestre, si dovrebbe vedere bene, spero, non niente, nessuna finestra aperta, a parte quella di casa. Ecco, quindi questi sono segnali, ad esempio, quando fa l'arrogante verso gli altri. Quindi tenete presente che i narcisisti difficilmente sono gentili, anche i narcisisti covert, perché il narcisista covert magari è particolarmente gentile con te, ma poi verso le altre persone manifesta arroganza verso altre persone, manifesta arroganza verso altre persone, manifesta, diciamo, delle situazioni di questo genere. Quindi questo è un altro segnale. Anche la mancanza di empatia, magari non verso di te, ma verso gli altri. Per cui per il narcisista è più importante, diciamo, per il narcisista è più importante la sua unghia incarnita, che ne so, che un problema serio di un'altra persona. Quindi queste sono tutte forme di manipolazione emotiva. Oppure cercare ogni tanto, noti che magari anche all'inizio in qualche modo ti stimola la colpa, la vergogna. Poi andando avanti la relazione, talvolta stai in silenzio, talvolta ti minaccia di abbandono. Queste sono tutte tattiche che ti dovrebbero far capire. E poi diciamo che anche da un punto di vista non verbale, no? Ci possono essere dei segnali. Oltre ai segnali verbali, comportamentali, i narcisisti manifestano anche segnali non verbali che possono indicare la loro natura manipolativa. Ecco quali sono alcuni segnali a cui prestare attenzione, che potrebbero darti delle indicazioni utili. Ad esempio, diciamo, il linguaggio del corpo eccessivamente dominante. Noi narcisisti adottano spesso una postura e un linguaggio del corpo che esprime dominanza e superiorità. Ad esempio, cercano, quando ti guardano, non ti guardano mai propriamente negli occhi, ti guardano come ti oltrepassassero, no? Come se fossero, diciamo, come se ti oltrepassano con lo sguardo, no? Oppure il contatto visivo è eccessivamente intenso. E noti che gli occhi tendono un po' a chiudersi, perché questa chiusura degli occhi, chi ha seguito il mio seminario sulle microespressioni, questa chiusura degli occhi e la bocca che si torce un pochettino, indica rabbia, no? La rabbia è tutto quello che
tende a chiudersi in questo senso. Tra l'altro, quando c'è la rabbia, si vede anche questa ruga qua, che viene chiamata omega della rabbia, e il narcisista utilizza spesso questa, quando vedete questa espressione, queste rughe qua, si chiama omega del narcisista, omega della rabbia, e perché significa che c'è rabbia compressa. Infatti, una cosa importante, le persone che hanno tanta rabbia tendono ad avere tante rughe in questa zona qua della fronte, no? Di più rispetto magari ad altre persone, proprio perché tendono a fare sempre, ad avere sempre questo movimento di questo genere, no? Che vedete il movimento, questo movimento qua è proprio tipico, vedete questo movimento qua è proprio tipico dell'espressione a livello non verbale della rabbia. Quindi questo è un segnale. Poi una gestualità esagerata, no? I narcisisti tendono ad avere dei gesti esagerati e teatrali, utilizzano movimenti eccessivamente ampi, gesti enfatici, delle mani, posture esagerate per attirare l'attenzione su di sé e dare l'impressione, no, di essere importanti o potenti. Anche le donne utilizzano questa cosa, no? Le donne spesso magari mettono il profumo più forte, mettono qualcosa che diciamo lascia il segno. Beh, il botulino serve a nascondere le rughe, non soltanto quelle della rabbia in generale, però il botulino rende la persona non espressiva. È interessante, no, come però questi comportamenti il narcisista li mette in atto in modo diciamo inconsapevole. Anche le donne narcisiste, ad esempio, tendono a mettere profumi più marcati o avere abiti eccessivamente vistosi o cercare di avere qualcosa, diciamo, cioè una donna narcisista cercherà di avere qualcosa in più. Poi non è detto che sia sempre, diciamo, così, però lo utilizzano. Vogliono avere anche dominanza nei contesti sociali. Noi narcisisti cercano di essere al centro dell'attenzione, anche il covert. Il covert vuole essere al centro dell'attenzione attraverso le sue disgrazie. Il narcisista overt, invece, cerca di essere al centro dell'attenzione non attraverso le sue disgrazie, ma attraverso le sue gesta eroiche, no? Quindi vogliono attirare l'attenzione su di sé. Ad esempio, interrompono le conversazioni con gli altri, cioè tu parli e il narcisista ti interrompe, vuole monopolizzare le discussioni, soprattutto in pubblico, cercare di attirare l'attenzione su di sé, sfoggiare i loro presunti successi o le loro realizzazioni, presunte o talvolta reali, ma spesso presunte, perché vogliono tenere ammirazione, vogliono tenere riconoscimento. Questi sono, ecco, se noti questi segnali, devi fare attenzione perché probabilmente hai a che fare con questa tipologia di persone, con questi narcisisti. Poi l'assenza di empatia nel contatto visivo, no? Il contatto visivo è importante, no? Mantengono magari anche un notevole contatto visivo, o ti guardano come guardassero oltre, o mantengono un forte contatto visivo, ma potresti notare gli occhi vuoti di emozione, ti sembrano, hai una percezione, no, di distanza, di freddezza, oppure il loro sguardo ti dà un senso di sfido, di superiorità, non ti dà una sensazione di connessione emotiva. Quindi questo è uno sguardo freddo, perché non hanno il sorriso con gli occhi, no? Quindi è proprio una sensazione che se una persona ci presta attenzione la percepisce, no? Nello sguardo percepisci un senso di freddezza, un senso di diciamo di distacco fondamentalmente. Poi utilizzano il linguaggio del corpo per manipolare gli altri, no? Ad esempio, non so se avete visto, se non l'avete visto, guardatelo, il film, diciamo, salutiamo anche Penny,
il film 9 settimane e mezzo, no? Ad esempio, quando Mickey Rourke si mette in questa posizione davanti a una porta e Joe, sì, vabbè, Kim Basinger doveva uscire fuori. E ovviamente se lui si mette in questa posizione e le blocca, diciamo, il passaggio con la mano, lei deve abbassare la testa per passare sotto, no? Questo suo abbassare la testa accetta fondamentalmente un vincolo, no? Quindi è un gesto di dominanza che il narcisista mette in atto. Lo fa, mi sembra, nella barca, forse erano in una barca, non mi ricordo, però c'è un contesto in cui il narcisista mette questo. Sì, talvolta anche i genitori possono avere questo, spesso, esatto, si diventa degli spettatori passivi dello show di un'altra persona. Questo è un fatto fondamentale, no? Quindi i narcisisti hanno proprio questo esibizionismo, no? E bisogno di ammirazione, no? Hanno la tendenza di solito a esibire comportamenti eccessivi, grandiosi, perché vogliono proprio attirare l'attenzione. Talvolta si vestono, ad esempio, sia gli uomini che le donne, in modo un po' appariscente, o mostrano oggetti costosi, o raccontano storie esagerate per ottenere l'ammirazione e l'attenzione. Ad esempio, i narcisisti magari tenderanno a dire o questo o quello, tenderà il narcisista magari, che ne so, piuttosto per affitta la Ferrari per 10 minuti, ma vuol far vedere che ha. Quindi è un'esibizione fondamentalmente di oggetti costosi, di proprietà o presunti tali, diciamo. Ovviamente questi segnali non verbali non è che sono soltanto dei narcisisti, ma sono di persone che comunque vogliono controllarti e vogliono manipolarti, questo devi prenderli in considerazione. Sono dei segnali che emettono anche molto spesso, quindi bisogna prestare un po' di attenzione a questo. D'altra parte, devi tenere presente che un narcisista mette anche vincoli emotivi, vincoli psicologici per cercare di controllarti e manipolarti. Ad esempio, può manipolare le tue emozioni utilizzando il senso di colpa, la vergogna, talvolta anche il ricatto emotivo, no? Ad esempio, potrebbero farti sentire in colpa se non li accontenti, o mettere in discussione il tuo amore o la tua devozione, tra virgolette, se non li segui ciecamente, no? Il narcisista tende a dire: ecco, se fai questo non mi ami, se fai questo non ti comporti bene, se fai salutiamo anche Fiammella. Quindi utilizzano un po' tutte queste strategie, no? Bisogna prestare attenzione perché poi l'invidia, come leggo anche da Rana, l'invidia, salutiamo anche Elena. L'invidia è una delle caratteristiche predominanti, no, nel narcisista. Il narcisista comunque ti invidia, comunque ha un'invidia intrinseca dentro, per cui fa di tutto, diciamo, poi alla fine per ottenere ciò che vuole, insomma. Utilizzano anche, come ho già detto, di solito l'obiettivo poi del narcisista, anche se si presenta come quello splendido pieno di soldi, poi alla fine cercherà di avere il controllo finanziario su di te. I narcisisti cercano di controllare le tue finanze per mantenere il potere su di te, no? Cercano di, talvolta, a costringerti a dipendere economicamente da loro, no? Per dire. Quindi fate attenzione, non dovete mai dipendere economicamente da qualcuno. Questo lo dico soprattutto alle donne, no? Le donne che sperano di trovare l'uomo ricco che le mantenga. Questa è una grande puttanata, perché comunque, come dire, non è che nessuno fa tutto pro bono. Se una persona ti mantiene, tu praticamente non sei la sua donna, sei la sua schiava, fondamentalmente. Quindi fai attenzione, perché alcuni narcisisti utilizzano proprio
il controllo finanziario per poterti dominare, per poterti controllare, no? Quindi questo è l'errore che fanno molte persone bisognose che cercano la realizzazione finanziaria attraverso altre persone. Io credo che la realizzazione finanziaria dobbiamo trovarla noi stessi, siamo noi che dobbiamo trovare la nostra realizzazione finanziaria. Cioè, quella che si chiama ipergamia, no? Cercare di trovare una persona più ricca, diciamo, per poterci sistemare, no? Non, secondo me non va mai bene, perché questo porta semplicemente, diciamo, porta semplicemente il fatto che praticamente tu in qualche modo sei schiavo o schiava di quella persona, nessuno fa niente per niente, quindi fate attenzione che i narcisisti cercheranno di avere il controllo finanziario e poi cercheranno di criticarti più o meno costantemente, no? Una volta che è passato il primo periodo, per minare la tua autostima, per minare la fiducia in te stessa, svaluteranno le tue idee, ad esempio, le tue opinioni, i tuoi interessi. Cercheranno di farti sentire inadeguata, inadeguato. E questo ciclo, diciamo che è un po' alternato, non è un ciclo continuo, lo mettono in atto per indebolire la tua autostima, renderti più dipendente. Poi le minacce, ad esempio, minacce di abbandono, no? Ti abbandoni in mezzo alla strada, soprattutto se tu sei dipendente economicamente da loro. Minacceranno di abbandonarti, minacciano di, come dire, minacciano di, come dire, ottenere, di lasciarti, no? Povera fondamentalmente. Brava, brava Penny, brava Penny. Beh, cioè, uno può essere indipendente, non serve la laurea per essere indipendente, però se uno ha la laurea è giusto che la usi, no? Cioè, adesso non è tratta di questione di laurea o non laurea, uno può essere indipendente anche senza laurea, però è importante esserlo comunque, diciamo, la laurea aiuta sicuramente, magari ad essere più, come dire, io credo che la cultura, anche la scolastica, aiuti sempre, poi non è che sia indispensabile, eh. Anche Bill Gates non credo che sia laureato. Mi sembra che né Bill Gates né Steve Jobs erano laureati. Quindi non è che la laurea è, diciamo, è fondamentale. Però diciamo che male non fa se uno ce l'ha. Comunque, detto questo, le minacce di abbandono hanno molta più consistenza se tu sei dipendente economicamente, no? Come ad esempio il gaslighting ti fanno vedere una realtà distorta, mettono in dubbio la tua sanità mentale, cercano di minimizzare i tuoi sentimenti, le tue esperienze, le tue percezioni, cercano di renderti confusa, insicura nelle tue stesse percezioni, no? Quindi è importante riconoscere questi segnali, è importante anche riconoscere il fatto che il narcisista avrà il controllo delle tue decisioni. Cioè, ecco, un'altra cosa in cui devi stare ben attento è quando una persona, il narcisista appunto, cerca di controllare quelle che sono le tue decisioni. Noi non dobbiamo mai far sì che qualcuno possa controllare le nostre decisioni. Questo è la cosa peggiore, no, che può capitare, se una persona vuole controllare le tue decisioni. Quindi tu devi decidere che cazzo vuoi e le persone ti dicono: ah, dovresti fare quello, dovresti fare quell'altro, dovresti ottenere questo, dovresti ottenere quell'altro. Questo è molto importante, no? È un segnale da prendere in considerazione. Le persone che, diciamo, le persone che vogliono controllare, che ti dicono quello che devi fare, fai attenzione perché è probabile che siano persone comunque molto manipolative. Però
perché questo ti rende privato, ti priva, diciamo, del tuo senso di autonomia, ti priva della tua capacità decisionale. Noi abbiamo due poteri, no? Che è la capacità decisionale e la capacità di conquista. Se ce li cercano di togliere, dobbiamo fare molta attenzione. Anche i cicli di idealizzazione e svalutazione. Come ho detto prima, il narcisista spesso ti idealizza, poi ti svaluta, poi ti ridealizza, poi ti risvaluta, e questo è, viola i tuoi confini personali. Dobbiamo sempre, come dire, evitare, no, che qualcuno si intrufoli nei nostri telefoni, nelle nostre mail. Oggi molte delle cose, uno dice, ma io voglio controllare il telefono. Ecco, quelle donne o uomini che hanno la pretesa di controllarti, cosa fai, cosa non fai, il telefono, salutiamo anche Manuela, voi dovete assolutamente negare ogni accesso alle persone, non dovete mai, cioè ognuno è giusto che abbia la sua privacy, e poi nessuno deve permettersi di violare la privacy, no? Ci sono quelli che ho scoperto, ho controllato il telefono, cioè se una persona ti controlla il telefono devi mollarli immediatamente, devi lasciarli immediatamente, perché è un'azione che non può essere tollerata, no? Quella di andarti a controllare il telefono, andare a controllare che cazzo fai, chi sei, cosa fai, assolutamente. Questo è una violazione è un'invasione dello spazio personale. Leggere i tuoi messaggi senza permesso, controllare il tuo telefono o le tue email. Questo comportamento viola la tua dignità e il tuo diritto alla privacy e all'autonomia. Ricordiamoci che noi abbiamo una privacy e un'autonomia. Non è che una persona deve avere la pretesa di controllare i miei messaggi, le mie chat, le mie cose o non le mie cose. Noi dobbiamo avere, abbiamo diritto a non mettere nessuno al corrente, ma anche nostra moglie, nostro marito, nostro fidanzato, nostra fidanzata, oppure quelle persone che ti dicono cosa devi fare nei social, no? Se una persona ti dice, ma dal social devi togliere le foto della tua ex, del tuo ex, foto che magari tu avevi messo quando avevi quell'ex o quella ex, che ne so, 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, se una persona ti dice, ma io guarda che adesso stai con me, devi togliere anche foto vecchie, a me non mi interessa, devi togliere, ma che cazzo vuoi? Quelle foto lì fanno parte della mia vita, quell'esperienza lì fa parte della mia vita e io lascio quello che voglio. Cioè non è che tu devi, un conto è se mi posto oggi una foto che magari sto con te e che ne so, limono con un'altra, no? Ma se sono foto del passato, sono foto del passato. Le persone che cercano di, hanno questa sorta anche di gelosia retroattiva, a parte che la gelosia è sempre sbagliata, no? Ma a maggior ragione le persone manipolative che hanno questa sorta di gelosia retroattiva, che dicono, ma adesso che siamo fidanzati non è che puoi tenere le foto su, che ne so, Facebook, Instagram o che cazzo ne so, della tua ex, del tuo ex. Ecco, fate attenzione a queste persone perché sono manipolative ed è una violazione, no? Il mio passato è il mio passato. Se 2 anni fa o 3 anni fa o 100 anni fa avevo una relazione con un'altra persona e io non tolgo le foto, perché alcune persone addirittura sentivo che vogliono che, cioè, anche le foto, diciamo le vecchie foto, no? Che ogni tanto si fanno ancora, le vecchie stampe, di fare, ma adesso che stai con me quelle foto lì devi buttarle, oppure adesso che siamo sposati le tue vecchie foto delle tue ex, quelle fanno parte della mia vita, è come dire, è il libro della mia vita, e che cazzo vuoi? Cioè tu sei un capitolo e quello è un altro capitolo, non è che in un libro ci sono tanti capitoli, no? Ognuno, la vita di ognuno ha tanti capitoli, non è che tu mi devi venire a dire che cazzo devi tenere, devi buttare, non butta assolutamente niente. Questo è, oppure i regali di altre persone. Ecco, eliminare le foto per alcuni individui è la cosa peggiore che voi potete fare, perché vuol dire che oltraggiate la vostra dignità. E questa è una richiesta che vi serve
per capire con chi avete a che fare. Quando notate che una persona vi fa certe richieste, avete subito capito con chi avete a che fare. Quindi fate attenzione a questo, no? Perché se una persona ti chiede quello, fuori dei coglioni. E poi, quindi, è un'altra violazione, no? Della tua dignità, del tuo diritto all'autonomia. Fate attenzione, come ho detto prima, alle lusinghe, perché le lusinghe che vanno e che vengono sono, diciamo, spesso prerogativa dei narcisisti. Ecco, se riesci a cogliere questi segnali, sai che stai per cadere nella trappola. Quindi questi segnali ti fanno capire che stai per cadere nella trappola, stai per cadere nella trappola del narcisista. E quindi devi avere la forza di prendere le distanze. Non appena noti questi segnali, vuol dire che tu, se fai qualche cosa in più, sei intrappolato. Sarai intrappolato in una relazione da cui poi magari sarà anche difficile venirne fuori. Per cui cerca di prestare attenzione a tutti questi segnali.